detto che la barca la si può usare solo d'estate? Beh, chiunque vada per mare lo sa che un vero marinaio sarebbe pronto a sfidare freddo mare, intemperie, piuttosto di mollare gli ormeggi e fondersi nel blu. Ma è proprio necessario tutto questo? Questo è l'Axpar 28 Cabin. Cominciamo subito a conoscerlo. Lunghezza fuori tutto di 9 metri e 18 centimetri, comprese le plancette. Larghezza al baglio massimo 2 metri e 95 centimetri. Disloca vuoto 1940 kg, esclusi i motori, e può imbarcare da 6 a 9 passeggeri, dipende se omologata in categoria B o C. Come la sorella più grande, il 37, l'Axopar 28 Cabin già da poppa presenta delle finezze che contraddistinguono l'anima del cantiere. Le plancette sono in negativo, il che significa che il disegno sotto il livello del calpestio è portante in fase di uscita dalla planata. E in più tutto il perimetro della plancetta è protetto dal bottazzo in gomma nero. L'allestimento della zona poppiera avviene sempre tramite la concezione modulare. Potete avere la zona libera da ogni impedimento o scegliere di predisporre un wet bar, una panca prendisole con multi storage o, come in questo caso, adibire una cabina. Nella zona prodiera, una seduta a L trasformabile in prendisole e la possibilità di avere opzionale il WC elettrico sotto la console di pilotaggio. Questi sono i dettagli che mi piacciono. Il disegno di questo scafo è un disegno di una barca prestante, filante e quindi deve essere una barca anche sicura. Tutto il capo di banda è circondato da saldi TNT bene. Barca sicura, barca eccellente. Arriviamo al clou della coperta, la cabina di comando. La plancia ha due schermi da 12 pollici per l'information display di Simrad, con l'unità Axopar dedicata. Le due sedute fronte marcia nascondono il lavandino e il frigo. Sopra, il tettuccio si apre elettricamente e le due aperture laterali sono larghe un metro ciascuna. Quando tutto è aperto, sembra di essere su un open. E per ultima qua a poppa, la discesa alla cabina, che nonostante l'anima sportiva dell'imbarcazione ha una vivibilità niente male, con due posti letto da 190 x 150 cm. Certo, non è l'armatoriale di un 20 metri, ma permette comunque delle comode crociere anche di qualche giorno. Oggi a poppa abbiamo due Mercury Verado V6 da 200 cavalli l'uno. Questo significa che abbiamo 400 cavalli che promettono di farci divertire. Questo è il refitting del modello del 2017. La carena è stata ridisegnata nel 2021 da Jarkko Jamsen. Due step a centrobarca che aiutano la barca ad andare ancora più veloce, ma soprattutto a consumare molto poco. ...2500 giri, 12 nodi e siamo fuori dall'acqua, sta planando. Il naso non si alza assolutamente e soprattutto quello che sto già sentendo, anche perché il mare oggi non è esattamente piatto ed è il migliore modo per testare le barche, il mare appunto è un po' mosso e la cosa che sto sentendo adesso è che la carena, che ha un dead rise di 22 gradi, si appoggia sulle onde, le divide e non sbatte. Oggi possiamo aprire e ci possiamo divertire. ...3000 giri, 21 nodi, punto 3, e stiamo consumando 35 litri per ora con i due motori. La sensazione che ho al timone è quella di avere una barca stabile. Certo, è un 28 piedi, ma è piantato in acqua. Meraviglioso. La finestratura davanti a me e tutto intorno a me è rivoltata. Questo mi permette di avere un'ottima visibilità sia a bordo, davanti a prua, ma soprattutto davanti al muso, sulle onde. Riesco a vedere il mare benissimo. Ok, sono a 4000 giri, 30 nodi, ma questo è un Axopar.
e dietro ci sono 400 cavalli. Quanto può fare questa? Beh, il cantiere ci dice che può superare tranquillamente i 45 nodi. Beh, quindi oggi ho due obiettivi: uno, raggiungerli; due, superarli. Oggi, come dicevamo, c'è un po' di onda, ma è una goduria riuscire a scavalcare le onde con questa barca. Si naviga da paura. 5.000 giri, 45 nodi, il primo obiettivo è superato, ma di manetta ce n'è ancora. Quindi, tutto il gas aperto. 46 nodi, la barca sembra non toccare l'acqua. La carena è perfetta, si viaggia da Dio, siamo a 47 nodi, spettacolare. Devo dire che da Mediterraneo non sono abituato a pilotare una barca di queste dimensioni al chiuso, però devo dire che è niente male. Fuori fa freddo, fa caldo, ma non importa. Io qua dentro comunque mi diverto.